Durante la tarda serata di ieri, i militari dell'aliquota radiomobile impegnati nelle ordinarie attività di controllo del territorio hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni di origine straniera, ma residente nel centro costiero molisano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nuovo furto nella notte in una scuola di Venafro. Ad essere colpito questa volta è l'Isis Giordano di Via Maiella. È in corso il primo consiglio regionale della 12ª legislatura per la costituzione dell'ufficio di presidenza del consiglio e la costituzione delle commissioni consiliari permanenti. È stato nominato presidente del consiglio regionale Salvatore Micone dell'UDC. Sono forti le fibrillazioni e i mal di pancia nella maggioranza, dove le posizioni di Aida Romagnolo, di Noi con Salvini per il momento, di Vincenzo Cotugno, di Orgoglio Molise e di Quintino Pallante, di Fratelli d'Italia, restano in bilico, quantomeno da risolvere soprattutto sul piano politico. Cartoline dalla terra che forse esiste, un racconto polifonico, 35 autori scelti da Francesco Giampietri per parlare in un modo tutto nuovo del Molise e per comprenderlo fino in fondo.